Buonasera e bentrovati alla nuova puntata di Meeting, il salotto culturale di TV3 Baiano. Questa sera sono in compagnia dell'avvocato professore Pasquale Mautone. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito ai nostri ascoltatori. È sempre un piacere essere con voi e soprattutto per quanto riguarda la qualità delle argomentazioni, del prodotto che offrite. Quindi quando si tratta di questi aspetti vengo sempre ben volentieri. Grazie Pasquale, grazie a te. Pasquale non è nuovo alle nostre trasmissioni, alle nostre telecamere, però per chi ci guarda per la prima volta ricordiamo che l'avvocato Mautone è avvocato cassazionista, è giornalista, docente in diritto del lavoro ed è anche docente alle scuole di specializzazioni per le professioni legali della Federico II, quindi un jus laborista, quindi un profondo conoscitore della materia legale legata al lavoro. Pasquale, tra l'altro stasera ci presenti un'altra professionista che siamo contenti di accogliere, che è la dottoressa Luisa Daniello. Benvenuta. Buonasera, benvenuti a voi, grazie. Allora, Luisa Daniello, presento, ecco, Luisa è una psicoterapeuta criminologa che collabora con le associazioni Eva contro Eva ed ha fondato un'associazione Psicologia e Crimine. Quindi stasera abbiamo un avvocato e una psicologa criminologa. Quale sarà l'argomento di stasera? L'argomento di stasera sarà un argomento legato alla violenza di genere. Ne parliamo spesso nelle nostre trasmissioni, ma non è mai abbastanza, perché i dati che arrivano non solo dai femminicidi, ma anche dalle violenze domestiche che si consumano nel silenzio delle case, purtroppo non è rassicurante. Pertanto noi abbiamo il dovere, noi che facciamo informazione e comunicazione, abbiamo il dovere di parlarne sempre, sempre in maniera costruttiva, e questo si fa soltanto con l'aiuto di persone esperte nel settore che possono dare non solo notizie importanti, ma anche proprio dei consigli utili per poter, ecco, fronteggiare a problematiche di questo genere. Allora, Pasquale, dunque, noi parliamo di violenza di genere, però stasera, ecco, tu suggerivi di parlare in un altro ambito di violenza, cioè quello che ti è più afferente, ossia il luogo di lavoro. Molto spesso le donne si trovano in condizioni di difficoltà nel proprio ambito di lavoro ed è sempre più difficile per una donna far valere i propri diritti in ambito lavorativo. Già c'è crisi del lavoro. Oggi quali sono gli strumenti per poter fronteggiare a questa emergenza? Sì, diciamo che questo è un aspetto che viene da lontano, perché la materia ha subito un'evoluzione legislativa assai profonda, ma è un aspetto tra l'altro molto sentito, perché l'opinione pubblica è attenta su queste vicende, anche se iniziamo col dire che è difficile da portarle fuori queste discriminazioni, perché è proprio la struttura del rapporto di lavoro, perché se dal punto di vista formale tra lavoratore e datore di lavoro sono sullo stesso piano dal punto di vista giuridico, diciamo che dal punto di vista economico c'è uno squilibrio da parte del datore di lavoro, quindi c'è una forza più ampia da parte del datore, dove il lavoratore può essere sottoposto a delle, chiamiamole, vessazioni, a delle criticità, e qui è importante che il lavoratore possa portare fuori queste discriminazioni, queste segregazioni di cui può essere destinatario, e cercare di tutelare la posizione di lavoro, che ad esempio può sfociare nel mobbing, ma ci può essere anche un demansionamento, e sono momenti, come dire, complessi da portare fuori, anche perché queste cose, ricordiamolo, avvengono durante la vigenza del rapporto di lavoro, quindi il rischio è che possa poi ledersi quel vincolo fiduciario, quindi addirittura arrivarsi a una sorta di recesso datoriale, ovvero al licenziamento. Quindi bisogna stare attenti. Gli strumenti ci sono, e sono sia gli strumenti previsti, diciamo, dal codice civile, ma c'è anche l'azione che si effettua tramite il consigliere di parità della città metropolitana, che ha dei momenti importanti per portare all'esterno tramite un procedimento speciale dinanzi al giudice del lavoro, e quindi c'è tutta una prospettiva che può essere valutata per quanto riguarda la tutela delle donne, ma non solo delle donne, della parte debole. E sono vietate le discriminazioni per quanto riguarda, come si sa, per motivi di sesso, di religione, ma anche le discriminazioni legate proprio al genere. Quindi questo è un aspetto assai sentito anche nell'opinione pubblica, per cui bisogna sicuramente monitorare
particolare e sicuramente avere un'attenzione specifica per quanto riguarda queste vessazioni. Il consiglio che mi sento di dare alle donne, soprattutto di chi purtroppo o destinatario di tale amare vicende, è di denunziare e di avere la forza di portare all'esterno tutto questo. Un aspetto assai rilevante, poi magari ci possiamo ritornare, è anche la questione dell'ammonimento del questore, una sorta di ampolla di protezione qualora si verificano queste ipotesi di stalking. Ma non voglio andare oltre, scusami, mi fermo sul Pasquale, però io mi metto dalla parte di chi ascolta e di chi il problema ce l'ha. È giusto sicuramente, ecco, parlare di denuncia come atto di tutela e di rispetto dei propri diritti, però quando si parla del posto di lavoro la prima paura che viene è: perdo il posto di lavoro se faccio una denuncia di questo genere? O ci sono, ecco, degli strumenti? Infatti io proprio questo ho toccato, la questione del vincolo fiduciario, perché è pericolosissimo. Tocchi un aspetto assai rilevante, perché potrebbe ledersi il vincolo fiduciario e addirittura divenirsi al licenziamento. Però tra il rischio di essere sottoposto a vessazioni e a violenze è troppo alto da subire per una donna, e poi portare queste vicende all'attenzione dell'opinione pubblica, sicuramente si riesce a trovare attenzione, tutela e soprattutto solidarietà. Questa è la cosa più importante, che vi sia attenzione nei confronti di soggetti destinatari di tali amare vicende. Su questo ricordiamo, Lisa, ecco, ci può dare, certo, sicuramente più lumi rispetto alle vicende difficili che vengono all'attenzione. Ricordiamo, ecco, proprio per allacciarmi, sicuramente Luisa ci potrà confermare quanto dico, sopportare delle vessazioni per proteggere questo vincolo fiduciario di cui tu parlavi, cioè pensare di poter sostenere a lungo termine delle vessazioni di natura psicologica o anche, ecco, dal punto di vista di violenza di genere psicologica in ambito di lavoro, ha un costo in termini di salute per una donna. Cioè pensare di poter vivere a lungo termine in questo modo espone il corpo a dei problemi di somatizzazione medio-gravi, e sbaglio? Esattamente, dei problemi di somatizzazione, ma dei disturbi d'ansia, addirittura dei disturbi da stress post-traumatico quando ci si trova a cospetto con un trauma effettivamente, insomma, importante, depressioni. Ci sono dei soggetti che non riescono a sopportare a lungo delle vessazioni, ma è naturale, è ovvio che l'ambiente di lavoro dovrebbe tutelare le persone e non dovrebbe essere un ambiente ostile e vessatorio. Su questo sono d'accordo, e i sintomi che si procurano quando si è vittime di vessazioni sono molteplici. Noi tra l'altro abbiamo anche dedicato parte della nostra attività, aiutati anche dall'avvocato Mautoni, anche al mobbing proprio nello specifico. Adesso parliamo delle donne in particolare, però ecco, certo, ne abbiamo discusso. Anche perché insomma, anche in termini di differenza di genere all'interno dell'ambiente lavorativo, insomma, si riscontrano delle differenze, nel senso che le donne hanno in genere un ruolo marginale rispetto agli uomini, devono, a differenza degli uomini, combattere per raggiungere determinate posizioni, quindi è un fattore anche di natura culturale molto importante e sì, dovrebbe essere superato. Tra l'altro ci sono dei dati non rassicuranti per quanto riguarda, ecco, il lavoro, cioè ancora differenze salariali abbastanza importanti, se mettiamo l'Italia a cospetto degli altri paesi europei, altri stati membri, differenze, ecco, di carriere sempre più difficili per le donne, anche questo rappresenta un costo e non è sicuramente una cosa che rappresenta il progresso, no? Indice di non progresso del nostro paese. Assolutamente, assolutamente. Se vogliamo avere una visuale più ampia. Dal lavoro io entro nelle mura domestiche, che sono, diciamo, uno spazio molto più chiuso, insomma, molto più, tra virgolette, pericoloso, perché certo il posto di lavoro è altrettanto una zona vitale, nevralgica, però certo, almeno ci sono altre persone, ma spesso nelle mura domestiche le donne o sono sole con l'uomo maltrattante oppure sono sole con i propri figli e l'uomo maltrattante. Entriamo in queste mura e mi voglio, ecco, riallacciare ad una frase che mi hai detto molto importante: la violenza non inizia con un ceffone, la violenza inizia prima. La violenza sì, inizia prima. Noi rispetto al fenomeno di violenza di genere abbiamo una serie di stereotipi e insomma pregiudizi abbastanza importanti.
Si pensa generalmente che la violenza di genere all'interno delle mura domestiche sia dovuta al conflitto. In realtà il conflitto è funzionale, è fisiologico all'interno dei rapporti. Cioè è normale discutere. È normale discutere, però a differenza del conflitto, cioè vi è una differenza tra conflitto e prevaricazione. Nel conflitto le posizioni sono paritetiche, ciascuno ha il proprio posto all'interno da un punto di vista comunicativo, mentre per quanto riguarda la prevaricazione e la simmetria della relazione, ciascuno ha dei posti differenti, nel senso c'è chi prevarica e c'è chi è sottomesso. Tutto parte attraverso la prevaricazione. In genere le donne vittime di violenza domestica sono innanzitutto vittime di prevaricazione. La violenza psicologica e verbale? Psicologica e verbale. Si parte in genere con un tipo di violenza che è di tipo psicologico, cioè nel senso che c'è un controllo molto forte da parte dell'uomo, che continua praticamente a fare in modo che la donna sia esclusa da tutta quella che è la sua vita relazionale, dalla famiglia, dalle persone, e insomma, e vi è pure un controllo da un punto di vista economico. Quando la donna perde tutta l'autostima e non riesce più ad autogestirsi da un punto di vista personale, e allora possono cominciare le violenze di natura fisica. Quando cominciano? Per riallacciarmi alla prevaricazione, ricordo un articolo che mi ha personalmente colpito e quindi te ne volevo parlare. È accaduto qualche mese fa nel Regno Unito, che tra l'altro è uno dei paesi dal punto di vista giuridico più avanzato per la tutela sul lavoro, ecco, quindi fa veramente da maestra su questo, sul mondo anglosassone, ha un'attenzione particolare. Però in realtà questa storia è accaduta nelle mura domestiche. Una donna ha perso la vita, cioè il marito l'ha uccisa, mi sembra con delle coltellate, perché lei aveva deciso di cucinare delle uova. Le uova non erano gradite quella sera, però lei è morta perché lui non voleva le uova. Cioè, a me questa cosa mi sembra veramente una patologia di prevaricazione. Assolutamente. Cioè, lui non ha retto al cibo. Spesso io dico una cosa molto importante, secondo il mio punto di vista. Un altro pregiudizio importante è pensare che l'uomo che ammazza è un uomo che ha un problema di natura psichiatrica. In realtà non è così. In genere gli uomini che ammazzano sono capaci di intendere e di volere, quindi non hanno nessun tipo di patologia grave che possa in qualche misura scemare la capacità di intendere e di volere, perdonate la ripetizione. Di fatto queste sono persone che hanno un narcisismo patologico, che operano il controllo, che hanno una serie di fragilità veramente importanti e anche di un senso di insoddisfazione personale che riversano sulla donna. Frustrazione, una fortissima frustrazione che riversano sulla donna. Loro si sentono insicuri, in genere vogliono praticamente delle relazioni che siano delle relazioni disfunzionali, relazioni basate sulla fusione, e nel momento in cui la donna disattende quello che è il loro pensiero, si agiscono con queste dinamiche aggressive e violente, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista fisico. Ma in genere, come dicevo, la violenza comincia con una violenza psicologica. In genere la violenza è ciclica. Si pensa spesso, e questo è un altro pregiudizio, che l'uomo che ammazza la donna ha avuto per un attimo, insomma, un raptus, il classico raptus. O una tempesta emotiva. Non esiste il raptus, non esiste la tempesta emotiva, perché soprattutto nell'ambito della violenza domestica la violenza è ciclica. In genere, come dicevo, parte da una violenza di natura psicologica che si modifica, si tramuta in una violenza di tipo fisico che destruttura, destabilizza completamente la donna, fa in modo che la donna perda completamente l'autostima e che non riesca praticamente più a potersi autogestire da un punto di vista emotivo e psicologico. Luisa, scusa, quella che Walker parla, tu ci spiegassi proprio che cosa significa quando una persona comincia a subire una violenza verbale. Cioè, vorrei che tu ci facessi proprio degli esempi pratici, che può essere: non mi piace come hai cucinato. Non mi piace come hai cucinato, quella può essere diretta e indiretta. Ok. Diretta può essere: non mi piace come hai cucinato, può essere molto aperta, sei un incapace, sei una cretina, o può essere indiretta, tipo: hai visto quella ragazza come bella, hai visto quella signora come cucina bene? E forse quella indiretta probabilmente fa più male di quella diretta, perché è un modo passivo di manifestare la propria aggressività e colpisce ancora più profondamente, considerato che poi la donna, proprio in questa circostanza, per ritornare, via via sviluppa un senso di impotenza presa.
Cioè la donna si sente sempre più impotente, incapace di poter reagire. Spesso si dice, bene, perché allora la donna non ha denunciato? Proprio per questo. Perché via via che io cerco di superare un ostacolo e non ci riesco, sviluppo un senso di impotenza, che Walker chiama impotenza appresa, per l'appunto. E non riesco più praticamente ad essere padrona di me stessa, delle mie azioni, mi paralizzo. Ecco perché spesso le donne non denunciano, perché sono praticamente distrutte da un punto di vista psicologico. C'è da dire, questa è una cosa molto importante, che quando le donne denunciano è il momento più pericoloso, perché nel momento in cui le donne denunciano aumenta l'aggressività dell'uomo. Quindi bisognerebbe fare un'attenta valutazione del rischio prima che queste donne praticamente siano sottoposte a gesti inconsulti da parte dei loro compagni. Anche perché la maggior parte delle donne che denunciano erano conosciute sia le forze dell'ordine che i servizi sociali. Cioè le donne che muoiono, perdonatemi, erano conosciute sia le forze dell'ordine che i servizi sociali, il che vuol dire che le donne che avevano denunciato più volte erano conosciute, non erano state protette e per questo sono morte. Dal punto di vista, ecco, mi riallaccio alla valutazione del rischio che tu hai menzionato, e volevo ricordare, anche perché rappresenta l'eredità di questa professionista che ha dedicato tutta la sua vita alla violenza di genere e alla difesa, alla tutela delle vittime, delle donne vittime di violenza e dei minori, cioè la professoressa Anna Maria Baldri, che era docente all'Università di Caserta di psicologia, ha dedicato tutta la sua vita alla violenza di genere e ci ha lasciato questa grande eredità, un questionario online completamente anonimo, ISA, quindi potete cercare sui motori di ricerca ISA, sul sito CESVA Sara, ma basta mettere ISA questionario online, potete svolgere un questionario in maniera totalmente anonima, avendo cura di cancellare la cronologia, e potete valutare il rischio in cui vi trovate. Non solo potete conoscere la situazione di pericolo, ma potete anche ricevere dei piccoli consigli proprio per gestire la situazione, cioè vi viene detto che cosa bisogna fare a livello comportamentale per mettersi al riparo. E poi naturalmente, e questo mi ha colpito, si parla anche di come aiutare, tra virgolette, aiutare il maltrattante, cioè il maltrattante ha a sua volta, certo, la possibilità di poter in qualche maniera cambiare la condizione, poter quindi salvare, esatto, anche la coppia. Quindi quando già parliamo di denuncia o di esperienza in questo senso di soggetti maltrattanti che hanno fatto un percorso e hanno superato questo aspetto che non riuscivano a gestire di loro stessi. Quindi, certamente bisogna raggiungere un certo grado di consapevolezza, la consapevolezza. È praticamente, insomma, inutile imporgli un progetto, insomma, diciamo di tipo psicoterapeutico o insomma un aiuto. L'imposizione in questi casi non, la non, consapevolezza non è utile. Di avere un problema, la consapevolezza di avere un problema. Allora, dal punto di vista, ci diceva Luisa, la denuncia come, diciamo, atto di tutela, però la denuncia espone la vittima, bisogna dirlo. Sì, la espone soprattutto all'interno delle mura domestiche, quindi questo è un aspetto, come dire, che va preso va valutato con attenzione e soprattutto cercare di dare tutela poi nell'immediatezza di quando queste denunzie avvengono, perché è lì che possono determinarsi questi effetti scatenanti. Non a caso io prima avevo parlato dell'ammonimento del questore, che è una sorta di ampulla di protezione che potrebbe essere utile in questi casi per intervenire, per cercare di porre tutela, poi, perché nel caso di violazione poi dell'ammonimento del questore ci sono poi degli effetti, delle sanzioni che vengono, sono più severe, per dirlo in maniera semplice. Però l'aspetto secondo me rilevante è che occorre nell'immediatezza cercare di dare tutela, in quell'asimmetria di cui è stato detto da Lisa nel precedente passaggio. Cioè è proprio in una, come dire, non a caso prima avevamo parlato del rapporto di lavoro, perché quel rapporto di lavoro dal punto di vista della superiorità, della forza del datore di lavoro sul lavoratore viene in evidenza anche nel rapporto familiare. E qui non dimentichiamo poi la presenza dei figli che, certo, può avere sotto l'aspetto della tutela, che possono essere minori e che comunque possono essere anche loro destinatari di aspetti, come dire, di tutela, perché occorre... Perché consentimi di intervenire, in realtà i minori sono vittime di violenza assistita, assistere alla violenza è come subire violenza,
quindi i minori anche subiscono la violenza e non solo, hanno delle ripercussioni psicologiche molto molto importanti. Quindi il problema andrebbe, insomma, diciamo, risolto anche a tutela dei minori. Ma anche sotto questo profilo poi l'aspetto dell'intervento del Tribunale dei Minori, quello diciamo anche lì va preso con attenzione, perché spesso poi intervengono questi psicologi per cercare di, come dire, di perlomeno di monitorare e di capire che cosa sta avvenendo all'interno del nucleo familiare. Per questo è importante, diciamo, che ci sia immediatezza rispetto a quello che avviene. Anche perché quando c'è violenza non ci può essere mediazione. Quindi sì, a volte si fanno anche dei passaggi errati, perché mi è spesso capitato che in famiglie violente veniva insomma utilizzata la mediazione, e quindi è assolutamente insomma assurdo pensare che quando c'è un gesto violento la mediazione non è possibile, anche perché spesso viene camuffata, viene insomma negata anche da entrambe le parti. Sì. E quindi io, diciamo, sono molto contenta di questo aspetto che avete toccato dei minori, cioè quando c'è una scena di questo genere, di prevaricazione verbale, psicologica, che poi sfocia, può sfociare in un'aggressione, in uno schiaffo, in un pugno. Io leggevo anche proprio il signor Luigi Leonardi, che è una persona del testimone. Sì, 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 adesso ha scritto proprio pochi giorni fa, ha fatto questo intervento, ha scritto un libro proprio sulla sua storia, sulla sua Salutiamo. Racconta che alla fine di una cena, lui era bambino, alla fine di una cena il papà ha preso la pentola e l'ha data dietro la nuca della mamma. E quindi, voglio dire, queste scene terribili dove c'è una madre che sopporta o che comunque è sottomessa per evitare di scatenare, e un padre che non si sa gestire frustrazioni, stress, problemi di rabbia o quant'altro, oppure semplicemente c'ha una componente che non si sa da dove viene, cioè chiaramente di fronte a dei figli, bambini, bambine, i modelli che si cominciano ad ereditare e a prendere struttura all'interno del proprio io sono chiaramente rispondenti, certo, a quello che vedono. I familiari in genere si ripetono, quindi i bambini che hanno assistito a violenza in genere diventano adulti violenti. Può succedere anche questo, oppure può succedere che manifestino già dalla prima infanzia dei problemi importanti. Possono manifestare problemi a scuola, possono manifestare disturbi d'ansia, disturbi dell'attenzione, della concentrazione. Quindi vi sono tutta una serie di problemi che poi, se non risolti, possono determinare da grandi degli agiti violenti. Quanto costa in termini sociali la violenza di genere? Io penso che dalle vostre parole... Costa tantissimo. Ha dei costi elevatissimi. Sì, sì, ma soprattutto è una questione anche di essere vicino a tutto questo. Qui poi sfocia, come dire, anche in un'idea di welfare avanzato, condiviso, diciamolo, no? Il welfare che cos'è? Perché poi alla fine spieghiamolo, sì. E quanti soldi lo Stato riesce a investire per la tutela dei cittadini in termini di salute e sicurezza? Non vogliamo andare alle fonti del dogma del piano Beveridge, che è, diciamo, è colui che nel 48 ha fondato l'atto fondativo dello Stato di welfare. Ma detto più semplicemente, è proprio un'assistenza avanzata nei confronti di coloro che sono destinatari di tutto ciò. E tutto questo ha un costo in termini sociali, ma ha un costo economico. Per cui, ecco, anche sotto questo aspetto occorre una buona amministrazione, occorre una buona politica, occorre che uno Stato sia vicino alle esigenze dei cittadini per quanto riguarda proprio le forme di tutela, sia sotto il profilo del datore di lavoro, come è stato detto in precedenza, sia rispetto alla questione proprio delle mura domestiche. Penso che un aspetto importante sono proprio questi centri di prima accoglienza, che dove ci si può rivolgere. Voi immaginate la frustrazione, la preoccupazione, la paura di una donna che si ritrova a essere vittima di una, come dire, di azioni di tal fatta. E soprattutto un'altra cosa che veniva detta subito da parte di Lisa, la questione dell'incapacità di intendere e di volere. Questo è un po' un aspetto degli avvocati degli aggressori, soprattutto, che quando vedono che la situazione è completamente deteriorata, come ultima spiaggia buttano l'idea dell'incapacità. Ovviamente l'incapacità va provata, va accertata, certamente. Ma non è semplice,
molte volte questa gente consapevole che vive di prevaricazioni e che non sono abituati neanche a sentirsi dire di no. Perché questo è l'effetto scatenante. Un'immaturità di fondo molto e profonda, una forte immaturità, una forte fragilità. Il è un desiderio di predominio. Il confronto mancante che genera poi il predominio, cioè l'incapacità di confrontarsi. L'incapacità di confrontarsi. Parlavamo prima con Lisa del ceffone, no? Come simbolo dell'inizio della spirale della violenza. E dopo un periodo di prevaricazione, di sottomissione da parte della donna, inizia poi la violenza fisica. Invece nel posto di lavoro possiamo cominciare a parlare da una pacca sulla spalla, no? Quello è un aspetto un po' più sottile, sì, più vischioso, diciamo, più sottile, perché quello, diciamo, è anche, come dire, rispetto ad avance, rispetto a situazioni, come dire, di possessività che vi possono essere da parte del datore di lavoro. Quindi anche lì bisogna stare attenti rispetto a queste vicende, anche perché se nelle ipotesi di aziende di grosse dimensioni non è facile portare tutto questo all'attenzione, diciamo, all'esterno, specialmente negli approcci. Poi sul punto la Cassazione, che a volte smentisce addirittura se stesso, dove ha iniziato, da un lato ha detto la pacca sulla spalla, oppure il palpeggiamento, tutte quegli aspetti che rimangono un po' ondivaghi, perché non c'è una linea di confine precisa, perché va vista poi rispetto alle situazioni di cui si parla. Però sta di fatto che sono aspetti molto vischiosi e che è difficile portare all'esterno. Immaginate un datore di lavoro che si senta dire di no ad un avance e magari inizia a demansionare quella lavoratrice. Infatti. Il demansionamento poi è una questione che viene pian piano. All'esterno non viene in evidenza perché viene demansionato, ma può avvenire e può essere poi vittima di mobbing, può essere vittima di vessazioni. Entriamo nello specifico, come abbiamo fatto con Lisa. Sì. Una prima avance non necessariamente deve essere fisica, può anche essere un invito a cena, per esempio, no? Sì, sicuramente può essere un caffè fuori dall'ufficio. Voglio dire, l'invito a cena, il caffè può essere anche un gesto, come dire, anche cordialità. Però bisogna poi ben discernere. Certo. Bisogna ben discernere. Però certo, un rifiuto di questo che tipo genera può generare poi, come dire, una sorta di chiusura da parte del datore di lavoro e quindi degli aspetti che possono sfociare nel demansionamento, in una sorta di segregazione, perché questi sono poi gli aspetti. C'è una discriminazione, poi ritorniamo all'aspetto della questione economica, no? Anche una differenziazione dal punto di vista economico, perché magari viene demansionato, quindi con un minor effetto retributivo. Ci sono vari aspetti. Indicatori che possiamo sicuramente tenere nella giusta e debita considerazione. Entriamo in un aspetto più privato tra uomo e donna, che è l'aspetto fisico e sessuale. Parlavamo di questo proprio quando ci siamo incontrate nella fase preliminare di preparazione di questo programma. La sessualità è un ambito privato dove spesso però si esercita anche lì una pressione. Nel caso di coppie disfunzionali, nel caso di prevaricazione, la sessualità invece di essere un momento di unione, un momento confronto e di bellezza per entrambi, può diventare addirittura un atto di disprezzo da parte dell'uomo nei confronti della donna, nel senso: io ti prevarico, io ti disprezzo, lo posso fare anche attraverso un uso violento della sessualità. E quindi questo è un aspetto che va preso in considerazione, anche perché quando in genere le donne si recano dalle forze dell'ordine dicendo che il proprio compagno le ha violentate, la cosa diventa un po' al limite, un po' al confine. Però anche all'interno delle mura domestiche possono accadere queste cose, perché comunque anche in una relazione ormai datata è chiaro che anche questo aspetto deve essere condiviso e deve essere gradito da entrambi. E spesso le donne anche da questo punto di vista sono in difficoltà. Culturalmente noi ci portiamo un'eredità, quella culturale molto forte, cioè che l'uomo nell'ambito di un matrimonio deve essere accontentato, ossia anche se non ti va, lui vuole, e quindi i nostri avi
ci portiamo questo peso, no? Cioè, un tempo le donne non avevano una propria sessualità che esprimevano, ma dovevano accontentare. Esatto, ma non avevano neanche la consapevolezza, no? della possibilità di interagire all'interno di un rapporto di coppia e di essere protagoniste della loro sessualità. Adesso le cose, se mi consente, sì, addirittura in passato persino i figli, cioè il numero di figli, un altro figlio era parola solo dell'uomo. Esatto, e poi diciamo dimostrava, no? Anche il numero dei figli dimostrava insomma le qualità, diciamo, dell'uomo, nel senso che comunque un uomo che aveva più figli voleva dire che un uomo più attivo sessualmente è un uomo più capace, e quindi le donne erano anche costrette a partorire, ad avere tante gravidanze nonostante non ne volessero tantissime. Questa mi mancava veramente. Questa mi mancava. Quindi rappresentava anche questo. In realtà adesso penso che la maggior parte delle donne abbia preso consapevolezza di poter essere protagonista della propria sessualità, e quindi non credo che, a meno che non si tratti di ambienti culturali, insomma, un po' deprivati, che insomma la donna non abbia consapevolezza di questo aspetto. E non vi è più, insomma, questo, diciamo, questa caratteristica di voler necessariamente accontentare l'uomo. Però accade purtroppo che in alcuni contesti questo tipo di cultura, insomma, sopravvive. Si parlava di mediazione dal punto di vista giuridico, dal punto di vista psicologico. Se entriamo poi nella vita di tutti i giorni, quale, diciamo, in quale casa non si è detto leva l'occasione, ma dai, alla fine non ti fa mancare niente, alla fine ti vuole bene, magari la discussione evitala, non puntualizzare sempre, non avere sempre tu l'ultima parola. E in realtà è così, si pensa sempre che la donna dia l'innesco, che la donna inneschi l'aggressività, in realtà non è così, cioè non c'è un innesco aggressivo, cioè non è che la donna innesca l'aggressività perché parla troppo, l'aggressività e la violenza comunque non hanno alcun tipo di giustificazione, perché a una parola si può rispondere benissimo con un'altra parola e non è detto che si debba rispondere con uno schiaffo. Per quanto riguarda la mia esperienza professionale, mi è capitato spesso che quando, almeno in ambito psicoterapeutico, mi è capitata qualche donna vittima di violenza, ho avuto il sentore che questa donna fosse vittima di violenza, in genere la famiglia, ma mi riferisco chiaramente a famiglie insomma non, diciamo, particolarmente acculturate, che tendevano a fare in modo che la donna, diciamo, restasse all'interno della relazione e che continuasse a subire, insomma, le violenze, perché alla fine si diceva quest'uomo comunque va a lavorare, porta i soldi a casa, tutto sommato ti cresce il bambino, cioè degli aspetti veramente, insomma, impraticabili, assurdi, da non prendere assolutamente in considerazione. Tante volte le famiglie aiutano, ma tante volte no, poi dipende sempre dal contesto familiare. Tante volte poi capita che in ambienti culturalmente elevati si tenda a nascondere, no? Per la vergogna, perché si pensa che è brutto mettere in piazza una cosa così pesante da gestire per quanto riguarda, insomma, poi il prestigio, l'onorabilità. E quindi queste donne vanno seguite. La violenza non ha nessuna giustificazione, nessuno innesca violenza. Nel momento in cui un soggetto ha un agito violento, vuol dire che non sa gestire la propria aggressività e la propria frustrazione. Quindi non entriamo, no, in questa falsità, non pensiamo che siano le donne a poter generare violenza o che all'interno di un discorso si possa dire qualcosa che generi violenza. Si può rispondere verbalmente, si può decidere di chiudere la porta, si può anche decidere di lasciare la compagna, non è necessario che due persone stiano insieme se non hanno praticamente un'affinità, diciamo, di natura personale. Quindi possono anche decidere di lasciarsi, non è detto che debbano stare insieme in maniera disfunzionale e che l'uno o l'altro debbano essere praticamente vittime di angherie e di violenza. Questo punto è centrale, secondo me. Nessuno innesca violenza, non bisogna sentirsi, diciamo, colpevoli di averlo provocato, oppure semplicemente colpevoli di aver espresso un pensiero differente dall'uomo con cui si vive. Anche perché poi l'uomo violento è anche bravo a minimizzare. Nel senso, sei tu che esageri,
sei tu, io non ho fatto nulla di così grave, ma dai, alla fine ti ho dato uno schiaffetto, e perché sei stata tu che probabilmente mi hai fatto innervosire. Tende ad usare questa dinamica per fare in modo che la donna a un certo punto si senta addirittura in colpa e senta addirittura di aver innescato questa dinamica. Questo è un circuito nel quale le donne non devono assolutamente finire, perché nel momento in cui c'è un discorso e si può praticamente parlare, non è detto, ma ci si può addirittura offendere, no? Perché penso che sia capitato a tutti di offendersi, ma non per questo, insomma, bisogna essere vittime di violenza. Dunque, io vorrei concludere questa splendida puntata, però con un segnale di speranza. Vorrei concludere con dalla violenza si può uscire. Si può uscire con l'amore. In che senso? Vorrei parlare sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista giuridico di come si ferma una spirale di violenza. Cioè, quando la violenza entra nelle vostre case, c'è un modo, parlo alla coppia, cioè non voglio parlare solo alla donna, perché la donna a volte resta, perché ci tiene alla famiglia, certo. Ci tiene all'uomo. Ha paura di togliere il padre ai propri figli, in realtà. Oppure perché c'è un amore malato, a volte oppure capita. Perché c'è un amore malato, perché è un amore malato, assolutamente. Il silenzio, però, sappiamo che al di là di uno slogan che insomma è consolidato, il silenzio uccide. Il silenzio uccide. Se non si parla di quello che accade nelle mura, i panni sporchi non si lavano in famiglia. Esatto. E quindi con questa speranza vorrei concludere. Una coppia in una situazione del genere, un maltrattante, una persona che vive anche dei conflitti emotivi, sì. Dal punto di vista giuridico ci sono delle situazioni in cui il diritto viene in aiuto? Sì, però io voglio fare una differenziazione che secondo me è importante rispetto a queste violenze di cui parliamo. Ed è questa, non a caso parlavamo inizialmente sempre del lavoro. Secondo me uno degli aspetti assai rilevanti e discriminanti è proprio la questione dell'autonomia patrimoniale della donna. Quando la donna è autonomamente ed è autosufficiente nella gestione della propria vita ed ha un rapporto di lavoro, è una persona che guadagna, che ha un suo tenore di vita, allora la donna ha la forza e riesce a reagire dinanzi a tutto questo. Cosa diversa è quando la donna non ha una sua autonomia patrimoniale e viene mantenuta dall'uomo. E non a caso, noi oggi siamo nel 2019 e c'è un'attenzione forte da parte dell'opinione pubblica su tutto questo, ma voi pensate che nel 1975 è stato abolito, con la riforma del diritto di famiglia, è stato abolito il regime dotale. Vi ricordate il regime dotale? La donna portava in dote, esatto, all'uomo delle piccole, diciamo, il suo corredo, perché era l'uomo il pater familias che gestiva, rispetto a quello che dicevate prima, rispetto alla gravidanza, rispetto a tutte quelle vicende che sembrano diciamo medievali, ma sono appena di pochi decenni fa. E per questo, diciamo, negli ultimi decenni vi è stato un forte balzo in avanti da parte delle tutele, da parte dell'attenzione dell'opinione pubblica. E c'è un combinato disposto sotto questo tipo di attività ed è per questo che bisogna intervenire, soprattutto dove c'è povertà, soprattutto dove non c'è autonomia nei confronti della donna. Che cosa fa la donna? La donna pensa, io lo denuncio, dove vado? Sotto al ponte, dove vado a vivere? Questo è un aspetto fondamentale. E su questo il primo approccio, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, da parte di chi è deputato a tutto questo, non può essere secondario. Invece, ripeto, faccio di nuovo il passaggio, una donna autonomamente e finanziariamente forte riesce a vivere sicuramente, infatti, questa vicenda con meno con infatti meno si chiama violenza economica, perché sì, la donna è sottoposta, sì, a una violenza anche di tipo economico, e nel posto una sorta di ricatto. È un ricatto insomma di natura emotiva, perché chiaramente la donna non è libera di poter, insomma, spesso capita pure che l'uomo fa in modo che la donna lasci addirittura il posto di lavoro per poterla, sì, prevaricare per i figli, con la questione con di la devi comunque accudire i figli, esatto, quindi sono discorsi che avvengono non subito, quindi la donna magari non se ne non si rende conto, pian piano, perché tutto così graduale, si ritrova prima il lavoro, poi la gestione, diciamo, della sua vita, esatto, privata, poi la gestione, e quindi alla fine si riduce sempre di più il personale. Ma infatti bisognerebbe porre tanta attenzione al post denuncia,
perché denunciare e l'accompagnamento alla denuncia, ci sono tante associazioni che si occupano di accompagnare le donne alla denuncia, la cosa diciamo funziona anche abbastanza bene. Il punto è il post denuncia. Cosa fanno queste donne dopo aver denunciato? La maggior parte delle donne tante volte ritorna dal loro compagno, accade anche questo. Io ricordo quando ero esperto al tribunale di sorveglianza, noi quando l'uomo che usava violenza alla donna, quindi aveva un reato specifico, noi ci accertavamo se durante insomma la misura degli arresti domiciliari volesse rientrare nella casa dove si era perpetrata la violenza. Quindi eravamo attenti anche a questo, perché spesso accade anche questo, che questo circuito continua praticamente a esistere. Come è possibile insomma stanare la violenza? Bisogna interrompere questo circuito di violenza, e questa violenza che è ciclica, e quindi questo circuito che si ripete e che si autoalimenta. Bisogna interrompere il circuito e fare in modo che questa donna esca assolutamente da questo tipo di dinamiche. Io sono stata recentemente alla Casa Internazionale delle Donne, che abbiamo conosciuto perché purtroppo ci sono dei problemi per quanto riguarda la collocazione nell'edificio, insomma vabbè, mi allontano dalla polemica, però sono entrata in questa Casa Internazionale delle Donne e con piacere ho visto che ci sono degli sportelli attivi anche per gli uomini. Certo, cioè, è fondamentale. L'uomo che io ho trattato uomini che sono usciti dalla violenza, ma non eravamo a un livello esasperato, però eravamo ad un livello gestibile, e come dicevo prima eravamo su un piano di consapevolezza. Ho un problema, non mi riconosco, voglio parlarne con lei. Costringere gli uomini a intraprendere un percorso penso che non sia molto utile. Questo insomma penso che sia la base. Bisogna che l'uomo cominci a fare un lavoro su se stesso e che cominci a riconoscere, o quantomeno che insomma si rechi, anche se non con una piena consapevolezza, ma che non sia obbligato ad intraprendere un percorso, perché in genere non ha effetti positivi. Quindi deve essere una decisione almeno spontanea e libera. Una decisione spontanea e libera. Spesso sono anche strumentali alcuni insomma, diciamo, percorsi che vengono fatti per evitare di... Quindi bisognerebbe essere insomma molto molto... Infatti leggevo di una storia di un uomo che volontariamente addirittura è andato in un centro e c'è stato in maniera permanente, cioè lui è praticamente una sorta di comunità, di una comunità per uomini maltrattanti, addirittura lui è stato diverse settimane e in maniera consapevole ha abbandonato la casa dicendo che lui aveva paura di uccidere insomma la moglie e la figlia, perché era consapevole che la sua rabbia non poteva più essere contenuta, e quindi addirittura si è ricongiunto alla famiglia, e quindi in maniera si è curato in maniera, sì, esatto, perché aveva una piena consapevolezza. Quindi ci sono delle strade, volevo ricordare, perché Pasquale mi diceva effettivamente la questione economica è vitale, cioè le donne devono lavorare, devono avere un'indipendenza, ed è la società che deve cercare di investire anche su questo, no? Ma infatti è proprio, parlando più di aspetti vicini a noi, una delle questioni più gravi è proprio la disoccupazione nel Mezzogiorno. E chi sono i primi disoccupati nel Mezzogiorno? No. Quelli che si dicono gli outsiders, cioè coloro che non entrano nel mondo del lavoro. E chi sono? Sono le donne, esatto. Sono gli studenti, sono i giovani, e tra questi ci sono le donne. E questo aspetto è assai rilevante, perché bisogna cercare, come dire, di creare delle politiche di sviluppo, delle politiche di crescita rispetto ai livelli occupazionali, per dare una prospettiva a questi giovani di entrare nel mercato del lavoro. E non dirò nulla rispetto al reddito di cittadinanza, mi taccio. Allora, il lavoro è dignità, ricordiamolo, e credo che dal punto di vista psicologico aiuti anche a mantenere alta l'autostima di una donna. Assolutamente, soprattutto un lavoro gratificante eleva anche a livelli considerati l'autostima. E poi parliamoci chiaro, quando una donna lavora è chiaro che la casa e i figli vanno avanti se si dividono i compiti. Si devono dividere i compiti quando si lavora, assolutamente. Quindi. Però in genere sento spesso che le donne si fanno carico non solo del lavoro, ma anche dell'accudimento dei figli e di governare insomma la propria casa. Spesso capita anche questo. Quindi bisognerebbe cambiare la cultura anche in questo senso. Anche in questo, perché il lavoro poi porta alla divisione dei ruoli, se si vuole andare avanti anche come genitori, come certo. Casa e come tutto,
E quindi inizia poi, proprio per ricollegarmi a quello che diceva Pasquale, che in maniera naturale si va ad instaurare la parità di genere, perché la parità di genere è proprio fondamentale, alla base. Insieme all'educazione sentimentale. Io sono cresciuta con due genitori che lavoravano entrambi e devo dire che sono stata cresciuta da mio padre, perché mia madre lavorava e mio padre, insomma, si prendeva cura di me perché poteva alternarsi con i turni di lavoro. Quindi io ho un'idea di famiglia centrata su questo stile, due genitori che insieme educano i figli. E infatti anche nella vita non ho mai avuto problemi a rapportarmi con il sesso maschile, sono sempre stata molto molto serena e aperta, quindi è fondamentale, secondo il mio punto di vista, che entrambi i genitori cooperino nell'educazione, nella crescita dei figli. E poi facciamo un'ultima menzione sull'educazione sentimentale, che in alcuni paesi europei già hanno inserito nelle scuole, cioè l'esprimere i propri sentimenti, perché a volte la rabbia può essere anche una incapacità di esternare i propri sentimenti, no? Un blocco emozionale. Sì, ma il problema è il riconoscimento delle emozioni. Non sempre i ragazzi riescono a riconoscere le proprie emozioni. Il problema è conoscere le emozioni e poter fare in modo, nel momento in cui conosco l'emozione, io riesco a gestirla. Il problema è dare un nome e cognome all'emozione. In genere si fa un passaggio proprio sull'ABC dell'emozione. Cominciare a conoscere le proprie emozioni, anche quelle negative, è fondamentale conoscerle, mai seppellirle, fare in modo che possano essere espresse, per poter, insomma, avere un riconoscimento di se stessi, anche all'interno di ciò che di te non ti piace, dell'emozione negativa che non riesci a, insomma, a, non a gestire, ma insomma a, che in quel momento non desideri. È fondamentale il riconoscimento. Pasquale, una parola sull'empatia uomo-donna, come uomo oltre che come avvocato. Io penso che questo, nel rapporto in generale, occorre rispetto, occorre fiducia, sono aspetti, diciamo, fondamentali, perché altrimenti il rapporto in sé naufraga, quindi specialmente quando ci sono i figli. E guardate, la vita di... io ho due figli, quindi so bene che la vita... Ricordiamo anche che sono gemelli, quindi doppia fatica. La vita di coppia è complessa, e specialmente coniugare lavoro, famiglia non è semplice, però secondo me la formula può essere quella del reciproco rispetto, sicuramente. E io su questo amo sempre dire, come dire, bisogna portare avanti le proprie idee anche nel rispetto reciproco, certo. Soprattutto per quanto riguarda, io poi sono appassionata all'idea dei diritti e della tutela dei diritti, ho proprio questa particolare conformazione. E voglio dire una cosa in chiusura, che proprio in questi giorni è venuta a mancare una mia cara amica, che è stata una uno dei primi avvocati donne iscritti all'Ordine di Napoli, che ho partecipato anche ai funerali, che sono state molto toccanti, e che è l'avvocato Giulia Parretta, che è stata praticamente uno, forse la prima o la seconda avvocata iscritta a Napoli quando le donne non potevano andare in tribunale, non potevano esercitare. Pensate alla difficoltà di queste donne, che sono stati proprio antesignani, portatori di questi valori per quanto riguarda la tutela dei diritti, e soprattutto per quanto riguarda soprattutto il simbolismo che loro volevano portare avanti. Una donna che usa la toga era veramente impensabile in quegli anni. Voi pensate che alla Corte d'Appello di Bologna, dove mi è capitato spesso di andare, c'è un mezzo busto di Angiola Sbaitz, che è stata la prima donna avvocato, ed è una figura memorabile, che è stata anche presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Ecco, questi simboli sono importanti per quanto riguarda la tutela delle donne e sulle discriminazioni, perché questi simboli ci consentono di ricordarci da dove siamo partiti. È grazie a questi simboli che oggi possiamo parlare di tutela. Ed è stato un percorso duro, è stato un percorso che questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare, che è passato nel corso delle grandi rivendicazioni sindacali, quando ancora i sindacati rivendicavano, a partire dalle battaglie degli anni 70 sull'articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, dove per la prima volta si è parlato di nullità degli atti discriminatori. Quindi ricordiamo da dove veniamo, siamo attenti e soprattutto diamo l'idea che solo la tutela dei diritti può dare una società più giusta, e questa è l'idea che mi appassiona di più, quella della toga e quella di portare
diciamo voce a chi non riesce ad avere voce. Direi che è molto bella questa, veramente, l'idea di portare voce a chi non ha voce. Non dimentichiamo quindi che ci sono delle donne che si sono sacrificate, si sono battute per esprimere il proprio pensiero e per lasciarci delle conquiste di cui oggi noi, ecco, usufruiamo. Faccio un esempio più semplice, quello di andare a votare, no? Che sembra una cosa... sembra una cosa banale, in realtà ha un percorso storico abbastanza importante. Io volevo concludere il mio discorso dicendo che invece ho una bambina. Hai una bambina? Femmina, sì. E io spero di educarla all'autonomia e di educarla alla libertà, perché... Soprattutto di pensiero, penso. Di pensiero, ovviamente. Quindi questo, ecco, parlavamo dei bambini, no? I minori che devono essere preparati a questo. Volevo anche menzionare la Rete per la Parità, presieduta da Rosanna Oliva De Concilis, che ha cambiato, Rosanna Oliva De Concilis è una donna che ha cambiato proprio il diritto in Italia con la sentenza numero 33, a breve festeggerà anche l'anniversario di questa grande conquista. Per ricordare le parole di Pasquale, in tempi lontani lei ha fatto una battaglia legale perché la Costituzione venisse rispettata e si potesse accedere a dei concorsi nell'amministrazione anche per le donne. Quindi ci sono veramente delle donne che si sono battute e avranno anche pagato in qualche maniera, sicuramente. Certo. Tutte queste donne di cui parlava anche Pasquale, nulla è facile, nulla è semplice. Cioè, uno si ricorda la vittoria, ma chissà il percorso come è stato, non lo sappiamo, sicuramente sacrificato. Quindi la Rete per la Parità, presieduta da Rosanna Oliva, è una rete, appunto, che si pone come obiettivo la parità di genere tra uomo e donna per uno sviluppo sostenibile del paese, quindi per allinearci anche agli standard del resto insomma, dell'Europa. Lancio un argomento di cui potremmo parlare, se vi fa piacere, in futuro, che è quello legato alle case, diciamo, le famose case chiuse. In questo momento si sta dibattendo molto, l'Olanda ha messo in discussione il sistema delle cosiddette donne in vetrina, quindi sta quasi per cadere questa istituzione che è tanto conosciuta, no? Il quartiere a luci rosse, stanno mettendo in discussione, quindi c'è tutto poi un dibattito che possiamo fare sulla prostituzione, sulla donna prostituita, come dice Rachel Moran, che ha scritto un libro molto interessante, Stupro a pagamento, per chi si vuole fare un'idea sulla prostituzione, diciamo, tra virgolette, libera. Quindi vabbè, questo è per un'altra trasmissione. Allora, io nel salutare voglio ricordare che il Pasquale Motore è un avvocato, pertanto è sempre a disposizione, se qualcuno ha bisogno di una tutela legale, si trova in difficoltà, visto che parliamo di vittime, stessa cosa vale per Lisa, che Lisa Daniello, che può tranquillamente essere di supporto. Ricordiamo che in casi di violenza c'è diritto al totale anonimato. Quindi, assolutamente, ricordiamo, si può parlare con un avvocato e con una psicologa, si può recare in un centro antiviolenza, tutto in maniera totalmente anonimo. Assolutamente sì. Quindi questo è importante. Grazie mille a Pasquale Mautone di essere stato nuovamente con noi. Grazie dell'invito, è un vero piacere, un saluto, e veramente speriamo di fare sempre cose meritevoli a tutela soprattutto delle parti deboli, come amo dire. Io, insieme anche a tutte le persone che portano con me avanti questo progetto, noi siamo sempre in prima fila per questo tema e soprattutto cercando di dare un taglio diverso dal punto di vista mediatico, quindi più contenuti, più prevenzione e meno spettacolarizzazione dei fenomeni di violenza. Assolutamente. Grazie a Luisa, grazie a Lisa, oramai mi chiamo Lisa. Lisa per gli amici. Lisa per gli amici. Grazie, è stato un piacere averti qui. Grazie infinite a voi, grazie. Spero tu, insomma, tornerai a trovarci. Lo spero anch'io. Allora, vi ricordo che ci potete seguire in televisione, canale 850-824 del digitale terrestre. Ci potete seguire sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook, seguiteci anche su Instagram e potete seguirmi sul mio account Twitter, Maria Cristina Benintendi.
Potete inviarci commenti, opinioni, come già state facendo. Io saluto anche tutti i, tra virgolette, i miei follower che mi seguono dal forum delle telegiornaliste, quindi saluti a tutti che da tutta Italia ci stanno seguendo e ci suggeriscono anche argomenti. Un saluto a chi è dietro le telecamere e permette sempre di poter andare in onda, grazie ad Angela e grazie a Nello che ci aiutano con le riprese. Vi aspetto alla prossima puntata di Meeting, grazie di essere stati con noi, buona serata.